Innanzitutto mi associo al fatto che il sistema sanitario regionale ha risposto in modo più che ottimale alla criticità, all'emergenza, sottolineando che è un sistema che già da anni è in sofferenza, come tutto il sistema sanitario nazionale, quindi un sistema che lavora in emergenza da 5, 6 anni, 7 anni ed è in grado di fronteggiare così bene un ulteriore carico, un'ulteriore emergenza, è senz'altro encomiabile, come sono encomiabili proprio i professionisti che hanno consentito tutto ciò. Certo che bisognerà chiedersi, alla fine dell'emergenza, alla fine di questa criticità, cosa si potrebbe fare per rafforzare questo sistema? Perché non dimentichiamoci, i miliardi in meno che il sistema sanitario nazionale ha avuto in questi ultimi anni, non dimentichiamoci la contrazione dei posti letto avvenuta in questi ultimi anni, non dimentichiamoci anche la contrazione del personale. Quindi forse questo virus, che concordo non è micidiale come altri, è un warning per non farci trovare impreparati se dovessimo avere epidemie molto più pesanti. L'ultima cosa, se mi è consentita, non concordo sulla questione ovviamente del 112, perché quello è stato un errore tecnico clamoroso. Non abbiamo voluto fare nessun tipo di rilievo proprio per non aumentare la inquietudine nella popolazione, però abbiamo visto che l'indicazione di chiamare come punto di riferimento per il virus il 112 ha causato in Lombardia e Piemonte la quasi paralisi del sistema, è cronaca su tutta la stampa, tant'è vero che le indicazioni subito dopo sono state quelle: non chiamate il 112, vi diamo il numero verde. Perché è noto a tutti i tecnici del settore che le linee di emergenza vanno dedicate solo all'emergenza e tanto più in una situazione di crisi devono essere protette. Non si può trasformare una linea di emergenza in una linea di informazione. Tant'è vero che il Veneto, che lavora col 118, ha dato subito, non ha il 112, intendo, ha dato subito un numero verde per preservare le linee 118. Che poi qui, e qua lo dico senza nessuna polemica, ma per cercare di evitare dei problemi successivi, noi abbiamo avuto la prima domenica e il primo lunedì dopo queste indicazioni delle code di 3-4 minuti di passaggio tra il 112 e la SORES, quindi nelle emergenze si attendeva parecchio. Il lunedì abbiamo avuto addirittura fino a mezz'ora di attesa per la risposta del 112 e ovviamente la documentazione, se no non parlerei. Qual è il problema? Che occorrerebbe costituire a fianco del 112 un numero verde vero, cioè non solo tecnico ma sanitario, gestito da medici di medicina generale e continuità assistenziale. Grazie. Grazie Zalucar.